Ciao, io sono Alex Stella e vi do benvenuto nel mio canale YouTube. Nel tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questo semplicissimo progetto. È un copricostume a vestito o aperto a cardigan, perfetto per l'estate. Prima di proseguire, vi voglio ringraziare infinitamente per tutte le iscrizioni che sono arrivate nel mio canale YouTube. Sono felicissima, veramente orgogliosa per il vostro sostegno, grazie, grazie di cuore, e invito a tutti voi che ancora non siete iscritti al mio canale di iscrivervi, di attivare la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati su tutte le novità, i nuovi tutorial e i tips di uncinetto che io carico su questa piattaforma. Per realizzare questo progetto io ho utilizzato questo filato strepitoso che si chiama Bikini Babù. È un filato estivo per eccellenza, è bellissimo perché è anche elastico, quindi dà veramente leggerezza al nostro capo, ed è un cotone misto a bambù e poliestere. Per eseguire questa misura del copricostume, quindi una 40-42, io ho utilizzato 6/7 gomitoli, tutto in base alla vostra mano. L'azienda ci dà l'indicazione di un uncinetto 3-3,5. Io, nel mio caso, ho utilizzato il numero 4 perché mi sono accorta che con la mia mano tendevo a stringere veramente tanto la lavorazione con il filato elastico. Quindi voi fate un campione e in base a come vi viene la lavorazione scegliete l'uncinetto da utilizzare. Questa tipologia di progetto può essere tranquillamente eseguita con qualsiasi tipo di filato estivo. Qui abbiamo un 100% cotone 50 grammi 125 metri, quindi il classico cotone estivo, ma verrà altrettanto bene anche con il classico dei classici cable 5. Scegliete voi il filato più adatto alle vostre esigenze e quello che più vi piace indossare nella stagione estiva. Iniziamo la lavorazione del campione dall'eseguire 28 catenelle. Una volta eseguite le 28 catenelle, carichiamo il filo sull'uncinetto due volte, quindi eseguiamo due gettate. Ora contiamo e entriamo nella quinta catenella dall'uncinetto, quindi conto 1 2 3 4 5 e nella quinta catenella dall'uncinetto eseguo una maglia alta doppia. A questo punto, doppia gettata sull'uncinetto e salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, e nella quarta eseguo 2 maglie alte doppie. Una prima e una seconda maglia alta doppia, quindi 2 gettate sull'uncinetto, entro nella stessa catenella appena lavorata e chiudo le gettate in questo modo. Di nuovo una catenella, carico la doppia gettata sull'uncinetto e ora salto 1, 2, 3, nella quarta eseguo 2 maglie alte doppie. Di nuovo 1, 2, 3, salto le 3 maglie di base, nella quarta eseguo 2 maglie alte doppie. In questo modo. Di nuovo una catenella, salto 1, 2, 3 catenelle di base, nella quarta eseguo 2 maglie alte doppie. Ecco come si presenta il nostro primo giro. Proseguiamo con il secondo giro. Eseguiamo 5 catenelle. Giro la lavorazione e
scarico di nuovo il filo due volte sull'uncinetto, entro nello spazio al di sotto della catenella, quindi qui abbiamo eseguito la catenella, entro in questo spazio, quindi tra le maglie, eseguo di nuovo due maglie alte doppie, la prima e la seconda. Una catenella, di nuovo due gettate e di nuovo eseguo due maglie alte doppie sempre al di sotto della catenella del giro sottostante. In pratica ometto la lavorazione delle maglie alte doppie e lavoro solamente nello spazio della catenella del giro sottostante. Proseguo in questo modo fino alla conclusione del giro. Ho proseguito con la stessa lavorazione fino ad arrivare all'ultima catenella del giro sottostante e ora lavoro una catenella, una doppia gettata sull'uncinetto, entro nella maglia, nell'ultima maglia del giro, quindi in questo spazio, e lavoro una maglia alta doppia. Ecco come si presenta la nostra lavorazione alla conclusione del secondo giro. Il giro numero 3, cominciamo con 4 catenelle, giriamo la nostra lavorazione e nello stesso punto sottostante lavoriamo due maglie alte doppie chiuse insieme. La prima, chiudo la prima e la seconda gettata, non chiudo la terza, ricarico di nuovo due volte l'uncinetto, rientro nello stesso spazio e chiudo di nuovo due asole. A questo punto ho tre asole sull'uncinetto, le chiudo tutte e tre. Ora 3 catenelle, doppia gettata sull'uncinetto, vado nello spazio successivo della catenella, quindi salto questa catenella, salto le due maglie di base, due maglie altissime di base, vado nello spazio della catenella e lavoro la prima maglia alta chiusa a metà, la mia seconda maglia altissima, chiusa a metà e la mia terza maglia altissima chiusa a metà. Ora ho 4 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte e 4 insieme. Qui ne avevamo solo 3 perché abbiamo iniziato la nostra lavorazione con la catenella, quindi avevamo una gettata in meno sull'uncinetto. Di nuovo 3 catenelle, doppia gettata sull'uncinetto, ometto la lavorazione delle due maglie altissime del giro sottostante, entro all'interno di questo spazio e di nuovo eseguo 3 maglie alte, anzi altissime, chiuse insieme. Di nuovo 3 catenelle e proseguo con la stessa lavorazione finché non arrivo all'ultimo spazio. Una volta arrivati alla conclusione del giro, qui nell'ultimo spazio, quindi dove nel giro sottostante avevamo eseguito le 5 catenelle, eseguiamo di nuovo le 3 maglie altissime chiuse insieme. Dobbiamo saltare la prima catenella, entriamo all'interno della seconda catenella e lavoriamo le nostre 3 maglie altissime chiuse insieme. Ecco come si presenta una volta ultimato il nostro terzo giro. Il giro numero 4. Adesso inizieremo la lavorazione della rete. Cominciamo con 4 catenelle, giriamo il lavoro e nello spazio di 3 catenelle del giro sottostante, quindi entrando al di sotto delle catenelle, lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo 4 catenelle, una maglia bassa nello spazio successivo. Di nuovo 4 catenelle. Prendiamo
cerchiamo lo spazio successivo delle catenelle e lì eseguiamo una maglia bassa. Di nuovo 4 catenelle, andiamo a prendere lo spazio, andiamo a cercarci lo spazio delle catenelle del giro sottostante e lì eseguiamo una maglia bassa. Proseguo in questo modo fino alla conclusione del giro. Le ultime 4 catenelle le lavoreremo qui all'interno delle nostre 3 maglie alte chiuse insieme. Ecco qui il nostro primo giro di rete. Secondo giro di rete, cominciamo con 4 catenelle, giriamo la lavorazione e entriamo subito immediatamente nel nostro primo archetto eseguito da 4 catenelle. Quindi il primo archetto che incontriamo sulla nostra lavorazione, entriamo all'interno di esso e lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo 4 catenelle e una maglia bassa nell'archetto successivo. 4 catenelle e una maglia bassa. Di nuovo 4 catenelle e una maglia bassa nell'archetto successivo. Quando siamo arrivati alla conclusione del giro, del secondo giro della rete, ecco qui di fronte a noi si presenta l'ultimo archetto. Ora dobbiamo lavorare 4 catenelle e una maglia bassa qui all'interno del nostro archetto, ma in questo modo il nostro giro non è completo perché, come vedete, ci sarebbe una diminuzione. Se vi ricordate bene, siamo partite lavorando 4 catenelle e immediatamente abbiamo eseguito una maglia bassa qui. Ci mancherebbe qui questo passaggio. Come si conclude il secondo giro della rete? Con 2 catenelle, una gettata sull'uncinetto, andiamo a prenderci l'ultima catenella dell'ultimo archetto eseguito del giro sottostante, proprio in corrispondenza delle nostre 3 maglie alte chiuse insieme. Entriamo all'interno di questa catenella e lavoriamo una maglia alta. Ecco qui come va concluso l'ultimo archetto del secondo giro. E adesso riprenderemo di nuovo la lavorazione del primo giro di rete. Quindi 4 catenelle, giriamo la lavorazione, entriamo subito nel primo archetto che incontriamo, eseguiamo una maglia bassa. In questo modo. Di nuovo 4 catenelle, archetto successivo una maglia bassa. 4 catenelle, di nuovo archetto successivo una maglia bassa. Proseguo in questo modo fino alla conclusione del giro. Ultimo archetto, 4 catenelle e riprendo questo archetto che abbiamo eseguito, quindi l'ultimo che ci troviamo di fronte, ed eseguo una maglia bassa. Una volta eseguiti questi 6 giri è conclusa la nostra prima sequenza. Quindi adesso ripeteremo di nuovo il primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto giro e ripeteremo così, continueremo a ripetere questa sequenza di punti, questa sequenza di giri, finché non arriviamo alla conclusione del nostro lavoro. Per proseguire con il progetto basterà seguire questa sequenza di maglie, questa sequenza di punti ed eseguire 2 pannelli che nel mio caso per una misura 40-42 sono 2 pannelli 25x130. La particolarità di questa lavorazione è che il pannello si inizia la lavorazione dal lato lungo, quindi io per avere 130 cm di pannello ho avviato
260 catenelle più 1, perché qui si sviluppa la nostra lavorazione su un multiplo di 4, quindi 4 catenelle più 1 alla fine. Quindi ho avviato un totale di 161 catenelle per avere tutto il copricostume completo. Una volta pronti entrambi i pannelli, prendiamo il primo dei due e lo pieghiamo a metà. Questo è il nostro inizio lavoro, vedete, questa è la catenella iniziale. E ora prendo una misura per poter cucire il lato, perché dove abbiamo iniziato la lavorazione è la nostra parte laterale. In pratica cucirò circa 40-41 centimetri. Quindi ho cucito entrambi i pannelli sul lato lungo della lavorazione e sul lato dove abbiamo iniziato a lavorare il pannello, quindi dal lato delle catenelle iniziali. Ho cucito circa 41 centimetri, qualcosa in più 42, e qui ho lasciato lo spazio per il braccio. Come vedete è bello ampio, a me piaceva un'apertura molto grande per il braccio, essendo un copricostume, un caftano estivo, mi piaceva qualcosa di molto leggero e non troppo accostato. Come ultimo passaggio, per concludere la lavorazione del nostro copricostume, del nostro caftano, ho deciso di lavorare 4 giri di maglia a rete e concludere la lavorazione con le 3 maglie alte chiuse insieme e le 3 catenelle. Come proseguirò? Posiziono un segnapunto a metà della mia lavorazione, circa metà, diciamo che supero la metà della lavorazione di circa 2 o 3 archetti, quindi sforo leggermente la posizione centrale del nostro pannello. Posiziono qui all'interno di questo archetto un segnapunto. Questo perché? Ora eseguirò l'ultimo giro, quindi l'ultimo giro per concludere la lavorazione di questo pannello. E mentre eseguo la lavorazione dell'ultimo giro su questo pannello, lo unisco direttamente al secondo pannello. Secondo pannello che è già concluso completamente con il giro delle 3 maglie alte, altissime, chiuse insieme. Inizio la lavorazione, quindi inizio l'ultimo giro del pannello partendo dalla parte retro, quindi dalla parte dove il mio segnapunto è più vicino, quindi nella parte segnata con segnapunto più corta. Lato opposto è il nostro davanti, che resterà invece aperto, perché questo copricostume può essere indossato sia aperto, quindi senza essere chiuso, che chiuso. Così può diventare sia un vestitino, un copricostume, che un caftano aperto, un copricostume aperto, a mo' di cardigan. Inizio con il classico giro delle 3 maglie altissime chiuse insieme. E ora eseguirò 1-2 catenelle, prendo lo spazio opposto, quindi il pannello del lato opposto, inserisco l'uncinetto qui, proprio all'interno di questo spazio, nello spazio delle catenelle, faccio passare l'asola attraverso questo spazio, eseguo 1-2 catenelle e vado con la doppia gettata sull'uncinetto, vado direttamente nell'archetto successivo e faccio le 3 maglie alte chiuse insieme. Di nuovo 2 catenelle, vado nello spazio successivo del lato opposto della lavorazione. Questa è una lavorazione che abbiamo già visto nei diversi progetti, quando dobbiamo unire le mattonelle in maniera molto vaporosa, molto leggera, oppure abbiamo delle lavorazioni da unire che non vogliamo ci sia una cucitura, ma semplicemente una rete molto morbida, molto elastica. Questo è il procedimento. Di nuovo, doppia gettata sull'uncinetto, vado nell'archetto successivo ed eseguo 3 maglie altissime chiuse insieme.
2 catenelle, spazio successivo, quindi vado a cercarmi direttamente nel pannello opposto, lo spazio delle 3 catenelle successivo, faccio passare l'uncinetto attraverso questo spazio, 2 catenelle e di nuovo nell'archetto successivo le 3 maglie alte chiuse insieme. Proseguo in questo modo finché non arrivo all'archetto dove ho lasciato il segnapunto. Questa è la parte dietro, dietro del nostro copricostume, e in questo modo abbiamo questa cucitura, questa unione della lavorazione che è molto elastica e sembra fatta tutta ad un pezzo. Ho lavorato fino ad arrivare all'archetto con il segnapunto e ora proseguirò direttamente lavorando solo questo lembo della lavorazione, quindi solo il pannello dove mi manca l'ultimo giro, e lo lascerò completamente libero, quindi non lo congiungerò con la parte davanti del mio copricostume, perché mi piace l'idea di poterlo allacciare, quindi verrà allacciato sul davanti con dei laccetti a mo' di corsetto. Se voi desiderate invece tenerlo direttamente chiuso, quindi non avere la possibilità di lasciarlo aperto, basterà lasciare un po' di spazio per la scollatura, quindi per la parte della testa e della scollatura. Decidete voi quanto ampia vi piace la scollatura e quindi lavorerete in maniera libera, quindi senza ricongiungere i due lembi della lavorazione, finché non arriverete all'altezza della scollatura, e poi ricominciate la lavorazione unendo i due lembi del copricostume, tutto in base a quello che voi preferite. Ho lavorato una catenella molto lunga, ho fatto circa 130-140 cm, perché la parte allacciata del mio copricostume davanti l'ho segnata qui con il segnapunto ed è alta circa 40 cm. Ho preferito abbondare, sono arrivata su 140-150 cm di catenelle, preferisco abbondare ed avere eventualmente avanzo da disfare o semplicemente lasciare l'accetto un pochino più lungo, che poi dover invece smontare tutto e rifare le catenelle da capo. Ho inserito un segnapunto esattamente a metà della mia catenella e ho posizionato il centro della catenella in mezzo ai due pannelli davanti. Ho fatto passare le catenelle nella catenellina che chiude le mie 3 maglie alte, altissime, chiuse insieme, e ora posso proseguire allacciando semplicemente la lavorazione, quindi facendo passare il laccetto in mezzo alle maglie in questo modo, come se fosse un corsetto. Non lo stringo troppo, lo lascio abbastanza morbido per far sì che comunque la lavorazione resti bella morbida. Proseguo in questo modo finché non concludo ad allacciare tutte quante le maglie fin dove non ho segnato con il segnapunto. Ho fatto passare le catenelline, quindi il nostro laccio di catenelle, all'interno di tutte le maglie, come vedete, ecco qua, bellissimo effetto di allacciatura. Ora possiamo tranquillamente fare un fiocco e il nostro copricostume è concluso. Noi ci rivediamo al prossimo tutorial.